Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, benvenute e benvenuti alla prima lezione dedicata alla filosofia romana. Questa è un'introduzione alla filosofia romana, alla contaminazione tra il mondo filosofico greco e il mondo culturale, politico romano. Vi saranno poi altre lezioni, la seconda sarà dedicata a Lucrezio, la terza a Cicerone, la quarta lezione sarà dedicata a Seneca e la quinta e ultima lezione a Marco Aurelio. Pertanto una prima lezione introduttiva, la seconda dedicata a Lucrezio, la terza a Cicerone, la quarta a Seneca e la quinta a Marco Aurelio. In questa prima lezione cerchiamo di vedere proprio l'incontro tra la filosofia greca e Roma, l'incontro tra la cultura romana, tra l'impero romano e il mondo filosofico greco. Nel 146 avanti Cristo, con la distruzione di Corinto, la Grecia di fatto diventa una provincia romana. In realtà i rapporti tra la Roma, tra il mondo romano e il mondo greco sono già profondi, sono già secoli di contaminazione, però a partire dal 146 la Grecia diventa una vera e propria provincia, colonia romana. Dunque l'imperialismo, l'espansionismo romano ingloba ovviamente la Grecia. E tutto ciò darà vita proprio a una contaminazione culturale importante. Ma in questa contaminazione culturale, gli atteggiamenti che i romani avranno nei confronti della filosofia saranno ambigui. Da un lato ci saranno i tradizionalisti, ci saranno i fautori di una chiusura nei confronti della filosofia greca. Su tutti vedremo la posizione di Catone, il censore, il quale appunto rifiuterà il mondo filosofico greco, vedrà nella filosofia greca un pericolo, vedrà nella filosofia greca una minaccia per i valori tradizionali di Roma. Dall'altro lato invece vi saranno degli innovatori, dei pensatori, degli intellettuali che si apriranno al mondo greco, si contamineranno e porteranno dunque la filosofia greca all'interno della cultura romana, rielaborandola, criticandola, contaminandola, mescolandola. Dunque ci saranno epicurei romani, ci saranno ovviamente stoici romani, ma ci saranno anche eclettici filosofi che intersecheranno, no? Stoicismo, epicureismo, scetticismo, che prenderanno parti di Platone, di Aristotele e le inseriranno all'interno di particolari rielaborazioni astronomiche, fisiche e politiche. Dunque quello che vediamo in questa prima lezione, questo incontro, e come tutti gli incontri vi è all'interno anche uno scontro, vi sono dunque i detrattori, vi sono chiaramente gli avversari del mondo greco. Dunque un incontro-scontro, come ogni incontro-scontro ci saranno ovviamente poi contaminazioni culturali, vi saranno profondi anche cambiamenti culturali in questo grande divenire che è appunto il mondo della cultura. Non vi è nulla di nuovo sotto il sole o sotto le stelle, sotto il sole o sotto la luna, vi è contaminazione culturale. Partiamo con un episodio particolare. Nel 161 avanti Cristo un decreto espelleva da Roma i filosofi e i retori. Questo è più che mai segno del fatto che alcuni intellettuali greci cominciavano a stabilirsi
in città. E di fronte alla filosofia greca, i ceti dominanti, romani, l'aristocrazia romana, ceti dominanti, l'aristocrazia romana cominciarono ad assumere un atteggiamento di scetticismo, di diffidenza. In molti casi assunsero i ceti dominanti, un atteggiamento di vera e propria, chiusura. Perché? Perché i membri più tradizionalisti dei gruppi dominanti nutrivano sospetti nei confronti dei greci, dei filosofi, che chiedendo residenza a Roma avrebbero di fatto poi modificato la cultura romana, avrebbero danneggiato i valori, tradizionali di Roma, avrebbero danneggiato lo Stato, avrebbero appunto sovvertito, contaminato in modo negativo i valori tradizionali di Roma. E l'esempio più noto, vi dicevo prima, è quello di Carneade, di Catone, scusate, di Catone, il quale proprio quando ci fu una visita di una delegazione di Atene, di filosofi ateniesi, pronunciò un discorso contro la presenza di questi filosofi. E lo scontro avviene proprio contro Carneade, perché faceva parte di questa, diciamo, delegazione di filosofi ateniesi, il celebre Carneade. All'epoca Carneade era molto, molto, molto famoso ed era un retore imbattibile. Carneade prese la parola a Roma e riuscì a elogiare e al contempo denigrare la giustizia. La giustizia, che era un tema centrale, un tema molto caro e importante all'interno della vita politica di Roma. Carneade argomentò sia a favore di una legge universale politica, sia contro la presenza di una legge universale politica. E questa impostazione di relativismo, di scetticismo, portò scompiglio, malumore all'interno dei gruppi dominanti, che videro nell'esempio di Carneade una spregiudicatezza filosofica, una presunta amoralità della filosofia e dunque dell'arte del ragionare, ma anche dell'arte allora di relativizzare, di cambiare le carte in tavola, dunque di ingannare, di imbonire, di sovverchiare l'ordine. In realtà le argomentazioni di Carneade potevano tanto essere utili alla classe dominante, ai ceti dominanti, perché in quel modo avrebbero potuto tranquillamente anche giustificare il loro imperialismo, avrebbero potuto dimostrare che non c'è una giustizia naturale, ma che la giustizia, ad esempio, dà la forza. E Roma dunque, conquista la Grecia e conquisterà il Mediterraneo, il mondo sino all'epoca conosciuto, attraverso che cosa? Non una legge valida universalmente, ma attraverso la legge della forza. Dunque avrebbero potuto, più che mai, accettare Carneade e trasformarlo anzi in un iniziatore, diciamo, di una politica che può trovare sempre all'interno del proprio agire una giustificazione. Dunque l'imperialismo romano avrebbe potuto trovare in Carneade alla fine un giustificatore, avrebbe potuto trovare appunto in Carneade un esaltatore, proprio perché il relativismo argomentativo di Carneade si poteva poi prestare alle capacità di orazione, di discorso pubblico. Infatti, ecco, infatti, uno storico importante, studio greco Polibio, storico greco Polibio, aveva già di fatto provato ad argomentare a favore anche di una costituzione mista che riusciva dunque a tenere in piedi la monarchia, l'aristocrazia e la democrazia. Dunque Polibio, il greco, era già amato da alcuni intellettuali romani, proprio perché nel mondo greco c'era questa arte del ragionare, dell'argomentare, che andava poi a suffragare, a supportare le gesta politiche. Polibio aveva di fatto fatto un elogio, ha costruito un elogio della Costituzione mista. Esso, in prisma romano, veniva poi presentato come uno sbocco della storia. Perché? Perché Roma era riuscita a far confluire in essa la tradizione monarchica, la tradizione appunto aristocratica e la tradizione democratica.
democratica. Dunque, al fianco dei detrattori come Catone, cominciano anche ad esserci degli ammiratori del mondo greco, della cultura greca. E non è un caso che, ad esempio, Polibio, storico greco, fu accolto in pompa magna, fu accolto con tutti gli onori di sorta, ad esempio, dagli aristocratici romani che facevano capo alla famiglia, alla gens, appunto, degli Scipioni. E in questo contesto, ad esempio, emersero i primi filosofi, dopo lo vedremo, tra cui Panezio di Rodi, che era assolutamente ben voluto e appoggiato dalla gens degli Scipioni. Dunque, presso gli Scipioni cominciarono poi a trovare possibilità e libertà di filosofia molti intellettuali. Dunque, c'è questa apertura ambivalente, c'è questo atteggiamento appunto duplice nei confronti del mondo greco. Ci sono ceti dominanti, gruppi di aristocratici che chiudono le porte in faccia alla cultura, alla filosofia greca, e altri gruppi dominanti, altri ceti appunto aristocratici che decidono invece di aprirsi al grande affresco culturale, filosofico del mondo greco. E cominciano ad affermarsi dunque alcuni filosofi, potremmo dire, di casa. Roma comincia a dare ospitalità non tanto nelle istituzioni, ai filosofi, ma nelle case dei ceti dominanti, nelle case degli aristocratici, potremmo dire più aperti, cominciano ad essere presenti filosofi che sono delle vere e proprie dame di compagnia. Passatemi questa espressione, cioè sono filosofi di compagnia. Filosofi che portano l'arte del ragionare, del dialogare, del disquisire a casa di senatori romani, di aristocratici romani, e dunque il nobile colto, l'aristocratico colto, il cittadino romano che vuole aprire se stesso al mondo della cultura, vuole arricchirsi, ha in casa un filosofo, il filosofo di casa con cui dialogare, con cui arricchirsi, con cui appunto prosperare. E dunque si impone a Roma questa figura di filosofo presso appunto le case, diciamo, dei nobili aristocratici più aperti, più curiosi. E nascono dunque poi filosofi romani, cioè figli di aristocratici o adulti stessi, che cominciano a filosofeggiare, dunque diventano filosofi. Ed ecco come sbarca la filosofia. Ecco come sbarca la filosofia a Roma, da questi filosofi greci che, anziché essere poi ospitati nelle istituzioni, nel Senato o al governo, verranno ospitati nelle case, e da questo fare filosofia domestico sorgeranno i filosofi romani, tra cui spiccheranno appunto Cicerone, che ovviamente ha un ruolo poi politico importantissimo anche a Roma, poi ovviamente Seneca, Lucrezio, sino ad arrivare appunto a un uomo politico importante come Marco Aurelio. Sono i quattro autori a cui dedicherò delle singole video lezioni per questo percorso di filosofia romana che molti mi avete chiesto. Era una mia passione, però lo sapete che a scuola, per tanti motivi, nel liceo si lascia un po' questa parte di filosofia in secondo piano. Spesso l'affrontano ovviamente gli insegnanti di latino facendo letteratura latina, e dunque facendo Seneca, Lucrezio o Cicerone ci si avvicina anche appunto al pensiero filosofico. Ma ho voluto dare anche alla filosofia romana uno spazio importante nel canale Barba Sofia. Pertanto questa è la prima lezione introduttiva. E questi scrittori, questi filosofi, Cicerone, Seneca, Lucrezio, Marco Aurelio, inizieranno a fare filosofia in latino, dunque scriveranno in latino. Abbiamo dunque la filosofia che giunge nel mondo romano attraverso la lingua appunto dei romani, dunque attraverso il latino. Qual è l'approccio? Qual è l'inizio di questa filosofia romana? Bene, questo inizio è tendenzialmente di apertura e contaminazione nei confronti del mondo greco. Molti dei primi filosofi saranno, ad esempio, epicurei, c'è cioè un grande fascino che esercita Epicuro su una parte del mondo
romano, e spicca qui ovviamente la gigantesca figura di Lucrezio. Gli stoici sono molto amati dai romani, c'è un vero e proprio stoicismo romano, e il massimo esponente chiaramente sarà poi Seneca, questo grande, no, tentativo di coniugare uomo, natura, fato, destino, libertà, necessità, dare una giusta collocazione all'uomo nel mondo, con dei grandi anche, no, aspetti della filosofia, una delle grandi prospettive della filosofia, una delle grandi domande della filosofia è quale posto ha l'uomo nel mondo, quale rapporto vi è tra l'uomo e la natura. Sono questi i grandi aspetti del filosofare dal mondo antico, da Talete, sino ancora al Novecento, o addirittura sino ai giorni nostri, perché l'esistenzialismo novecentesco è ancora una grande analisi del posto che ha l'uomo nel mondo, se ci pensate. Dunque, gli stoici romani, gli epicurei romani, sino ad arrivare a una sorta di originalità romana, che l'eclettismo ovviamente è una provocazione, l'espressione originalità, perché l'eclettismo in realtà è una mescolanza. I filosofi romani sono eclettici proprio perché riescono a contaminarsi e a contaminare, a mescolare più filosofie. Platone, Aristotele, Epicuro, gli stoici, gli scettici vengono presi aspetti dei filosofi greci anche più disparati, più diversi, e vengono fatti confluire in un'analisi della realtà, dell'uomo, dell'universo, della fisica, della natura, dunque del destino, della libertà. Cioè, tutti questi grandi temi vengono affrontati prendendo spunto in maniera eclettica, appunto, l'eclettismo romano dai grandi pensatori della Grecia antica. Quindi questa contaminazione procederà in maniera molto, molto, molto anche rapida. Certamente la filosofia romana, va subito detto, non toccherà i picchi della filosofia greca. Non ci sono Platone, Aristotele, non c'è Socrate, non c'è Democrito, non c'è un Epicuro, ma non ci sarà neanche un Plotino nel mondo romano. Ma ripeto, Seneca, Lucrezio in modo particolare, ma anche Marco Aurelio, sono dei filosofi interessanti, sono assolutamente dei pensatori interessanti. Vediamo alcuni filosofi degli albori, prima di vedere questi quattro grandi filosofi romani. Vi vorrei presentare due intellettuali, due filosofi poco poco conosciuti, ma siamo, ripeto, un po' agli albori della filosofia romana. Siamo in una sorta di archeologia della filosofia romana. Io mi sono appuntato appunto due nomi, due filosofi. Il primo è Panezio di Rodi, che appunto è nato nel 185 avanti Cristo ed è morto nel 109 avanti Cristo. Ha una vita assolutamente avvincente, dicevo prima, è ospite della casa degli Scipioni, accompagna Scipione nel suo viaggio verso Oriente, dunque il dialogo, il confronto, il fare filosofia. Divenne scolaro poi della scuola stoica di Atene, e dunque Panezio, no, si abbevera direttamente alla fonte greca, alla scuola di Atene, e comincia ad elaborare una dottrina dell'universo, anche Panezio, e parte però con un rifiuto della teoria della conflagrazione, la teoria della conflagrazione tipica degli stoici, di questa anche proprio esplosione finale, o meglio implosione finale dei mondi, dell'universo tutto, quel grande animale che respira, e invece accetterà più l'idea dell'universo come un'eternità, l'universo eterno che non ha un inizio, non ha una fine, il fine, ciò verso cui tende, ma non arriva a questo fine, è un telos, ok? Dunque non c'è una scelta, perché altrimenti cosa ci sarebbe prima, cosa ci sarebbe dopo, se andrebbe all'infinito. Dunque Panezio prende lo stoicismo, ma poi lo contamina con la prospettiva dell'universo eterno, appunto, tipicamente di Aristotele. Se io
occupa anche di etica, Panezio, si occupa di etica in uno scritto in che si intitola Sul conveniente, che è una poi delle opere principali per Cicerone. Nel De Officiis Cicerone parte proprio dall'analisi filosofica fatta appunto da Panezio nell'opera Sul conveniente. Panezio individua quali sono i doveri per tutti gli uomini, dunque una sorta anche di analisi etica dell'uomo, quali sono i doveri dell'uomo, dunque è un'analisi sul comportamento che devono assumere gli uomini, anche per quelli che non hanno raggiunto la perfezione, dunque una sorta di gradualità etica. Essi sono, dice, i doveri, Panezio, definibili in relazione alle diverse posizioni sociali, alle diverse circostanze, e dunque bisogna far sì che ognuno, a partire dalle condizioni sociali, economiche, culturali in cui si trova, cominci ad assumere dei comportamenti finalizzati ad un bene che è superiore a tutti gli altri, e questo bene è la convivenza civile. Dunque non importa quale sia il tuo ceto sociale, la tua classe sociale, non importa quale sia il tuo grado di istruzione, il tuo grado di perfezione dell'anima a cui si tende, ma tutto quello che importa è che tu, da qualunque sia il tuo punto di partenza, abbia un fine verso cui andare, che è la convivenza civile. E dunque è importante che venga messo al centro, no? L'idea di umanità, quest'idea ovviamente di humanitas che verrà recuperata appunto da Cicerone. Vedete, non c'è nulla di nuovo sotto il cielo, sotto le stelle, sotto il sole, sotto la luna. L'idea di humanitas, che è il perno del fare filosofia di Cicerone, è già presente in Panezio nell'opera appunto sul conveniente. Cos'è conveniente? Conveniente è ciò che ci porta a convivere civilmente, a prescindere dalle classi sociali, dai ceti sociali, dal livello culturale di appartenenza e di partenza, meglio ancora. Secondo autore che vorrei presentare in questa introduzione alla filosofia romana è Posidonio, Posidonio di Apamea, che è una città della Siria. Posidonio di Apamea è vissuto all'incirca, in base alle informazioni che si hanno, tra il 135 e il 50 avanti Cristo. Anch'esso studiò presso la scuola di Atene con Panezio e istituì una propria scuola a Rodi, scuola che fu visitata anche da Cicerone. Dunque vedete che c'è già un mondo romano, una cultura romana che fonda delle scuole, che esce poi dalla casa, i primi filosofi di casa, e poi arriverà a fondare invece le scuole. Dunque si passa dal filosofo casalingo, dal filosofo domestico, dal filosofo delle gens, delle famiglie, del filosofo appunto privato, dal filosofo privato al filosofo pubblico, e la filosofia, lo sapete, è pubblica per eccellenza, l'agorà, no, ma che fosse la scuola di Mileto pubblica, che fosse appunto Socrate che camminava per le strade, che fosse l'Accademia di Platone, il liceo di Aristotele, la dimensione pubblica è tipicamente la dimensione della filosofia greca, e i romani la recupereranno, e in questo caso ad esempio Posidonio fonderà appunto la scuola poi a Rodi. È una filosofia interessante quella di Posidonio, perché ci sono in poi tantissimi interessi, dunque più che mai eclettico e più che mai onnivoro, dunque chiaramente l'astronomia, la fisica, l'etica, la politica, addirittura gli elementi di psicologia che adesso vi presento. Dunque Posidonio è un uomo di una cultura enciclopedica, è un uomo dalla cultura mastodontica. Posidonio, ad esempio, si occupa di questioni astronomiche, questo è un filo rosso che mi piace sottolineare, come Talete, il padre fondatore della filosofia greca, partì dall'osservare le stelle, dal cercare l'archè, il principio primo, nell'acqua, poi venne trovato. Così è anche a Roma, la filosofia riparte da lì, dalle stelle, dall'astronomia, e ad esempio si prova a calcolare la circonferenza della Terra, prova appunto ad andare a fondare i principi della geometria euclidea.
l'idea, c'è in Posidonio l'idea che il sapere è universale. Un aspetto bellissimo è questo: l'umanità deve puntare alla simpatia del sapere. Ma la simpatia del sapere cosa vuol dire? Sapere che fa ridere? No, vuol dire che il sapere è un insieme di saperi. La simpatia deve essere l'armonia tra le parti. L'armonia tra i vari saperi produce il sapere massimo, e dunque il sapere no, simpatico è il sapere figlio dell'armonia tra i tanti saperi. E dunque, come l'universo è un'armonia tra le parti, così il sapere deve essere in armonia tra tutte le sue parti. La parte della matematica, della geometria, dunque il mondo dell'aritmetica, geometria, della matematica, dell'astronomia, della fisica, il mondo chiaramente della logica, il mondo della politica e dell'etica. Panezio e Posidonio, in questo caso, insieme, sono comunque più liberi dal mondo della tradizione, non accettano il vincolo della tradizione come punto di arrivo dell'indagine speculativa, dunque della filosofia greca, della filosofia romana. I valori tradizionali non sono il punto di arrivo. I valori tradizionali si possono mettere in discussione, si può discutere. Dunque, in Panezio e in Posidonio c'è un atteggiamento di libertà, c'è un atteggiamento di libertà nei confronti delle tradizioni. Questo atteggiamento di libertà fa sì, ad esempio, che giungano a fare delle riflessioni abbastanza ardite per l'epoca. Ad esempio, analizza il tema del vizio, uno degli aspetti, no, che vi voglio mettere in luce in questa prima lezione dedicata alla filosofia romana. Si occupa del vizio. Da dove deriva il vizio? Il vizio è solo dovuto alla cattiva educazione? Il vizio è solo dovuto alla scuola, all'istruzione, all'educazione, ai genitori? È solo dovuto alla società, ai cattivi costumi? No. No, dice Posidonio, c'è una parte irrazionale, recupera Platone, il mito della bigalata e dunque il cavallo nero che trascina verso il basso l'anima quando è intenta volare verso appunto il mondo delle idee. Ebbene, questo aspetto, questa parte dell'anima, questa parte irrazionale che c'è nell'anima, l'energia dell'anima è la causa di alcune passioni viziose, e dunque servirà una terapia. La terapia è prendersi cura dell'anima. È una terapia che per si prende cura dell'anima può essere, ad esempio, la musica, come mangiano tutti gli altri autori. Va bene, la musica come terapia dell'anima. Come terapia della parte irrazionale dell'anima, la quale nell'armonia della musica potrà trovare, potremmo dire, calma, potrà trovare serenità o potrà parzialmente frenare i propri impulsi che poi hanno delle conseguenze dannose sull'agire pubblico e privato dell'uomo. Vedete, questo è un esempio di come i fiori della filosofia crescano ovunque. Quando la filosofia inizia a dispiegare le proprie ali, non lascia incontaminato nessun territorio. E così è accaduto a Roma. Alla faccia di Catone, la filosofia ha messo le radici. Certo, poi Roma rimane un mondo di diritto, di militari, di forza, di guerra, di politica, più che un mondo di matematica, di astronomia. Dunque sarà più un mondo politico-militare, un mondo poi chiaramente anche di cultura, chiaramente, no? Anche poi di commedie, però il mondo tragico, il mondo della tragicità, del pathos, il mondo del logos, del mito, il mondo greco era un mondo in cui la filosofia ha potuto chiaramente dispiegare, diciamo, le proprie massime potenzialità. A Roma dei freni ci furono, nonostante i freni, la filosofia romana crebbe, e nelle prossime lezioni vedremo appunto Lucrezio, Cicerone, Seneca e Marco Aurelio.